Buongiorno a tutti, la mia amica Paccio, siamo qui a registrare questo video, poi sto prendendo la porta, comunque siamo qui a registrare questo video dopo Milan Juventus 1-1, ieri ho fatto la laurea. Mi voglio prendere qualche secondo di questo video per ringraziare come sta andando la laurea, è un video che ci tenevo moltissimo. Rispetto agli altri video, ovviamente non parliamo di grandi numeri, però rispetto a come stanno andando gli altri video, devo dire che sono davvero contento. Ho avuto un po' di mi piace, un po' di commenti, che sono contento di ricevere commenti, che io sono aperto a interagire con voi fan, a commentare, a rispondere. È più un'idea mia del mio canale di interagire con i fan, con le persone, in modo io con i video vi dico quello che penso sul Milan, nelle partite, uno di che calcio mercato, e in più rispondo ai vostri commenti. Magari non faccio il video risposta ai commenti, ma rispondo direttamente in quel commento. Comunque, sono contento, vi ringrazio come sta andando questa live reaction e passiamo al commento di Milan Juventus. Commento di Milan Juventus, partita che mi è piaciuta, abbiamo giocato bene, abbiamo affrontato un bel primo tempo come abbiamo affrontato un bel secondo tempo. Può essere che il pareggio è giusto, ma per me Milan, un pochino di rispetto al primo tempo dell'Inter, e contro l'Inter, perché abbiamo già molto meglio il primo tempo dell'Inter, ma il secondo tempo orrendo. Il Milan ha fatto tutti e due i tempi perfetti, non perfetti, scusate, ma degni di un bel gioco, con organizzazione. Il Milan ha affrontato questa partita che non aveva paura di sbagliare. Il Milan ha fatto la sua partita. Magari merita un pochino di più. È stata beffata nel finale per quel fallo, rigore o non rigore, poteva essere rigore con le vecchie regole, con le nuove regole, con le vecchie regole non poteva essere rigore, scusate, con le nuove regole poteva essere poi rigore. Non sto qua a fare polemica per quelle che si è visto ieri alla finale, ma ci sono altre azioni che magari non è un calcio di rigore, non concesso un rigore, ma ammonizioni. Milan è stato sempre ammonito, soprattutto i diffidati, Ibrahimovic, Theo Hernandez, poi se c'entra qualcun altro, non mi ricordo in questo momento chi, mi sta sfuggendo. Però comunque abbiamo tre giocatori che saltano, e tre giocatori sono fondamentali. Theo Hernandez e Ibrahimovic sono fondamentali per la gara di ritorno. Con chi dobbiamo giocare? Per fortuna abbiamo richiamato dal prestito la Chalte, se no non sapevamo chi mettere a posto di Theo Hernandez. Capisco che la Chalte non è tutta questa gran cosa, però un leggermente meno di esperienza potrebbe averla per affrontare una partita da Atlanta. Comunque, io sono contento di questa partita. Un po' penso che l'avete capito, se avete guardato, credo non tutta, però un pezzettino di live reaction l'avete guardata, si è visto che io un po' ero contento, non mi sono mai lamentato in maniera eccessiva contro il Milan. Magari mi sono alimentato in maniera eccessiva per qualche episodio che non ha ammonito, non ha fischiato fallo l'arbitro, o ha ammonito un giocatore della Juventus, o ha fischiato un fallo a noi. Comunque, la partita è andata 1-1, il ritorno sarà durissimo per me, sarà molto duro il ritorno. Prima di chiudere volevo farvi vedere cosa ho appena acquistato oggi. Aspetta, che vado a prenderla. Ho acquistato questo
Bellissimo libro che parla dei 120 anni dal 1899 al 2019, anno che si è concluso. Parla di... Io ancora non l'ho letto, però guardando il titolo parla di tutti i campioni che ci sono stati nel Milan, le storie del Milan, parlano dei gol, delle partite, delle leggendarie. Quindi, come immagino, ci saranno le sette Champions League vinte, magari pure le Coppe Italia, lo scudetto, e grandi partite come la partita perfetta di Champions League con Manchester vinta 3-0. Ci saranno queste partite, ci saranno qua dentro queste partite, io non vedo l'ora di cominciarlo a leggere, perché è un libro che l'altro giorno in un video, non mi ricordo in questo momento da chi l'ho visto, però è un video di uno che collabora in un gruppo che abbiamo formato, ho fatto pure l'aggiornamento, che mi ha interessato di andare a comprare questo libro. E non vedo l'ora di leggere e magari raccontarvi qualcosa. Il video finisce qui, vi invito a lasciare un like, condividere, commentate quello che pensate della partita. Vi invito a iscrivervi sulla mia pagina Facebook, il Milanista Pazzo, e magari lasciare un like pure alla pagina YouTubers Milanisti, magari vi lascio il link in descrizione, dove io pure là pubblicherò i miei video, non solo sulla mia pagina Facebook. Su Instagram, il Milanista Pazzo, ieri ho fatto pure un breve video prima di Milan Juventus su Instagram TV, e TikTok, il Milanista Pazzo Official. Faccio TikTok inerente al Milan, ho fatto un TikTok inerente a Sanremo. Comunque, il video finisce qua, né bene né male, ci vediamo prossimamente.